Allora, ragazzi, siete ancora con me? Non ho ancora ricevuto per ora richieste o critiche o domande, quindi faccio finta che vada tutto bene. Oggi vi parlo degli accordi semidiminuiti. Semidiminuiti sono quegli accordi minori, scusate, quelle triadi diminuite. Oggi vi faccio un regalo, faccio tutto in do semidiminuito, quindi triade di do diminuita, do mi bemolle, sol bemolle, ci aggiungiamo un intervallo di terza maggiore, si bemolle, quindi abbiamo una settima minore. Spesso si trovano scritti minore settima, M7, tra parentesi bemolle 5, oppure il tondino con la righetta. Questi in genere sono i due simboli più utilizzati, le sigle più utilizzate. Si differenziano dal diminuito settima, che vedremo prossimamente, che invece ha la settima diminuita, quindi ancora un semitono sotto. Andiamo a vedere le tre posizioni per questo arpeggio, quindi abbiamo detto in do minore, in do semidiminuito, mignolo, riprendo. Tonica, poi col secondo dito, col medio prendo la terza minore, col primo dito l'indice, la quinta bemolle, quindi il sol bemolle, e con il mignolo la settima minore, si bemolle. E con il medio settima minore. E l'ultima con il primo dito l'indice. Utilizzo primo dito, quarto dito, secondo dito, primo dito. Vediamo un attimo sulle varie ottave, su tutta la tastiera. Quindi posso partire dal sol bemolle al basso, anche per questo tipo di accordo, di arpeggio, si può fare l'esercizio per semitoni, quindi mi semidiminuito. Fa. E così via. E come sempre, discendenti, mischiati, chi più ne ha, chi più ne metta, partendo dalla terza, ad esempio, sempre in mi. Dalla quinta diminuita, eccetera, eccetera. Questo tipo di arpeggio, personalmente, io lo uso, poco. Vi dico la verità, per quanto riguarda l'improvvisazione, ovviamente si usa praticamente sugli accordi appunto semidiminuiti e poco altro. Parlo sempre dell'improvvisazione. Quindi andiamo a sentire più che altro la sonorità di questo accordo, un po' strano, un po' instabile. Do semidiminuito. Quindi
Diciamo in un contesto così con un tappeto fisso non è molto semplice svilupparci degli assoli o quant'altro. Comunque, ripeto, è molto usato nel jazz e non solo, quindi è un accordo che va studiato come tutti gli altri, e quindi avanti con gli esercizi, cambiate tonalità nello studio sempre. E nel prossimo video parleremo dei diminuiti settima invece.